Carlo Bo, il Palazzo Ducale di Urbino, una visione aperta e libera. In un primo tempo, Urbino è vissuta in funzione della sua posizione, non lontana dal mare, situata in una posizione che consentiva la difesa. Aveva tutto per diventare, come è diventata nel corso degli anni, una piccola piazza forte. Ce lo testimonia la fortezza dell'Albornoz, che è l'immagine tuttora attiva di una concezione della vita fondata sull'idea della forza e della potenza militare. Chi vi si porti ha davanti uno spettacolo indimenticabile. Ha, con un solo gesto del cuore, la figura ideale di quello che sarebbe diventato a jamais Urbino. Il Palazzo Ducale con il Duomo e, raccolta sotto quella massa imponente, un Urbino più domestica, familiare, insomma, quello che è stato aggiunto nel tempo ai piedi del monumento fino a toccare il mercatale, le radici stesse del palazzo. Da una parte dunque Urbino, come è stata fino ai primi del Quattrocento, e dall'altra la Urbino, così come è stata ideata dal Duca Federico e dai suoi mirabili artisti. Come si vede, nell'ambito stretto segnato dai due colli contrapposti, Urbino presenta un avvenimento eccezionale, il passaggio da una civiltà all'altra, la sostituzione dell'idea di potere con quella della conoscenza. E tanto è chiusa e cupa la visione della rocca dell'Albornoz, tanto è aperta e libera e quasi gioiosa quella del Palazzo Ducale, che trova nella stupenda invenzione dei Torricini il segno della grazia di ciò che si può creare dal nulla. Le armi nuove che il duca inventa e accoglie nel suo palazzo sono quadri, sono soprattutto libri, sono ornamenti, sono piante, alberi, fiori, e il posto d'onore viene riservato alla dottrina letteraria e filosofica, mentre faceva sedere al suo tavolo ospiti illustri chiamati senza discriminazione alcuna, senza pregiudizi. Non a caso il Castiglione ambienta il suo nuovo manuale di civiltà nel Palazzo Ducale di Urbino e in tal modo consacra per sempre la prima intenzione di Federico, che era proprio quella di vivere secondo lo spirito, col sangue dell'intelligenza, fino a essere disposto a rinunciare all'espressione della forza diretta, allo sfruttamento della potenza, a tutto favore della libertà. Nato come desiderio di dare al palazzetto del conte Antonio un seguito, uno sbocco più glorioso, il palazzo invade e ingloba quello che in origine era il palazzetto della Jole, e quindi sembra doversi disporre soltanto lungo la linea orientale del terreno, in quella che è oggi la parte che dà sulla piazza del Rinascimento. E qui siamo ancora nella norma, in un quadro tradizionale dove più che da inventare c'era da sistemare e da adattare. Tutto diverso per l'altra parte, che dà sulla strada di Urbania, e non offriva nessun appiglio per la costruzione, il terreno essendo più che scosceso. Si direbbe che le difficoltà abbiano ravvivato e acceso l'ingegno del costruttore, e questi, in qualche modo, ha costruito sul fondo, rovesciando in tal modo quanto era stato fatto nell'altra parte oriente, dove in qualche modo la strada era già segnata e si trattava di adattarla e correggerla. Anche in questo è possibile avvertire uno scarto in avanti, nel senso dell'invenzione e della libertà. Una cosa è lavorare secondo dei modelli, una cosa è seguire le indicazioni, una cosa del tutto diversa è progettare superando le difficoltà del terreno e dell'ambiente. Qui si trattava di superare degli ostacoli che per loro natura sembravano invincibili e che l'architetto ha risolto il problema allacciando in qualche modo l'aria alla terra, ciò che stava sospeso a ciò che era radicato.
Di qui l'idea di gettare delle fondamenta fino in fondo alla valle, di costruire il mercatale che avrebbe soddisfatto due esigenze: tenere il rapporto tra fondamenta e costruzione e consentire il piacere della vista, rovesciando anche qui le convenzioni. Non più soltanto la vista dall'alto, ma anche e soprattutto la vista dal basso. Sono cose che sa benissimo chi ha soltanto per pochi momenti sostato al mercatale o il viaggiatore che arriva a Urbino da Urbania. È un piccolo miracolo che i due torricini rendono ancor più ricco di grazia e di eleganza. Il palazzo ha una funzione indicativa. Soprattutto per chi lo guardi venendo da Urbania, si presenta come un fregio della collina. Soltanto quando se ne studia la struttura e lo si vede come un ponte fra il fondo del baratro e la cima della collina, si capisce esattamente fino a che punto si sia saputo operare nel senso dell'innesto, della compenetrazione. In Urbino si sommano due tipi di bellezza. Lo abbiamo già detto, ma sarà bene non dimenticarlo. Sono anzi due creazioni. La prima che spetta di diritto alla dolce terra marchigiana, la seconda che è il frutto di una speculazione combinata. È la gioia degli occhi prima ancora che la gioia dell'intelligenza. Basta vederlo una volta per sentire che il nostro cuore ha acquistato una dimensione maggiore. Resta anche purificato il nome stesso di Federico, che grazie a questa stupenda macchina ha potuto evitare la polvere degli archivi dove si consuma la storia minore dell'Italia politica e tenere per l'eternità la luce dell'invenzione che ha voluto e contribuito a realizzare. Non ci sarebbe Urbino, nonostante la grazia straordinaria del suo paesaggio, senza la sua memoria, o almeno non sarebbe la stessa terra fertile dell'uomo, una delle terre più alte della nostra geografia interiore. Francesco di Giorgio also designed the datta, as he says in his treatise, and the ramp, too grand and wonderful to be solo al Signore riservata, which is the visual key and main connection of the whole system. So, it's very unlikely that an operation of such a scope, so naturally connected in terms of structural logic and compositional quality with the palace's underground spaces, was merely a passive technical completion. Another clue is offered by the imperceptible bend in the wall set at right angles to the facade of the Sala del Trono, where the main entrance is. Many a night I found myself in front of the palazzo, conjecturing about the amazing arrangement of voids and solids in that outer wall. It's most uncommon for an open space to be perceived as being enclosed because of the way, as one looks on, the windows in the walls gradually seem to turn inwards, facing an interior that becomes another exterior, beyond the one where the observer is standing. I sometimes happen to feel that the open closed shell was like a gulf where a current flowing down from the Palazzo del Conte Antonio along the wing of the Iole curled in a slow vortex. Then, as it reached the bend, it gathered speed, broke against the cathedral steps, poured out into the Piazza della Repubblica, and rushed towards Porta Valbona. The bend, which gave new impetus to the vortex, seemed like a bow stretched by the presence beyond the wall of a generator of energy, the ramp at the junction between the conservatory of the roof garden and the Castellare, linking the ducal suite with the Maneggio below ground level. Without that cylindrical volume, which had its counterpart on the opposite top in the northwestern turret, the trapezoidal figure of the garden would have got out of control. The ramp it contains is identical in structure, design, course, and slant to those Francesco di Giorgio, as we know for certain, built at the Mercatale and at Santa Chiara.
The third argument has to do with the Torricini that rise like twin standards in glorious challenge facing the road for Urbania, which until a few years back used to be the only road leading to Rome. Federico was delighted to receive the Order of the Garter, and even more, in the same year, to be named a duke. His position midway between Rome and Northern Europe was being dramatically ratified. Horses and greyhounds were exchanged with the King of England, courtesies and devious alliances with the Pope Sixtus IV, with greater circumspection as the Holy See of Rome was much closer and dangerous. Morale at court was high. The little state's economy was flourishing. The library, organized by Vespasiano da Bastici, was growing rapidly and already contained important collections of cosmography, philosophy, and Oriental religions. Celebrated men of letters and artists came from all over Italy and Europe to witness and participate in the pragmatic, not ideological but truly humanistic, version of the Renaissance that was evolving in Urbino. It may well have been in this fortunate period that the idea grew up of completing the awkward west front of the palace with the twin towers, which medieval cosmographers had always used as a symbol for a city in their maps. Castiglione's felicitous definition, a city in the form of a palace, may have been more meaningful then than it is today. The city had been identified with the palace through a memorable symbol from which it was never to be disjoined. Distinguished travelers who were made to enter from Valbona would find it all at once on their right. Those arriving from Rome would find it in front of them on entering the Mercatale. But it was crucial that the Pope's messengers should see it squarely in front of them, in all its mocking glory, and from as far away as possible, right from the first bends in the road winding down from the ridges of Monte Soffio. This was the only reason, I feel, the problem of consolidating the ground having already been solved, that the front of the palace was switched around exactly 25 degrees from the axis of the block it abuts onto. It is quite possible that a front set at right angle had already been erected and then dismantled once the new great idea was hit upon. The solution adopted to absorb the angle by fragmenting the space, brilliant enough but strained by the problem of coordinating the geometry of the various parts, does suggest second thoughts. I hope this catalog, dealing with recent studies on precisely this junction, may help clarifying this point. But once the symbol had been found, it had to be given architectural form and to be related to other forms, ranging from the Castellare to the Gallo courtyard. Some eminent scholars have tried to explain everything by the fact that Laurana was Dalmatian and so had seen minarets in his childhood. Now this argument is really too flimsy. Firstly, because in the 15th century, a man might spend his whole life between Varana, Zara, and Sebenico without ever seeing a single memorable minaret, unless he took the daunting journey across the Dinaric Alps to Mostar or Sarajevo, where minarets, though not memorable, are at least numerous. Secondly, because, in terms of architectural morphology, all that minarets and turrets have in common is they're both being vertical elements ending in a pinnacle. And finally, because turrets recur very often in the illustrations to Francesco da Giorgio's Trattato, and they are identical to the ones in Urbino, which he, presumably, designed. I have no proof to support what I've written so far, and after all, it's not my job to find it. My job is to transform physical space and not to retrace the course of transformations carried out by others. If I happen to deal with a building of the past, it is to destructure it from its original meanings and then restructure it within a new context of meaning, which I regard as relevant to my own time. To do this, I have to go back to the origins of the architectural organism I'm dealing with and retrace its development. But my attention is focused on discovering not so much who designed it or why and when, but rather the secrets of its intrinsic nature. I must know how far its essential quality can sustain further conversion without being distorted. For if it were to lose its integrity, the building would become as flabby as a sack, a container available for any kind of filling, and my labor would result in mere mechanical violence instead of organic
metamorphosis.